Con Manchester United, Forza Peruviana riprende il viaggio nella 19ª edizione dello Sbordoni League, nona settimana. Tra 3 settimane cominceranno le fasi finale di questa edizione. Manchester United, quota 12 punti, quarti in classifica in Elite League, affrontano la Forza Peruviana, 15 punti. Entrambe le squadre hanno 6 partite disputate alle spalle dell'Italia, comanda 16, ma di partite ne ha già fatte 7. Quindi occhio a questo match, perché il titolo in Elite League balla tra le prime 4: Italia, Forza Peruviana, Perro Caliente 14 punti e United a 12. Si chiuderà stasera col match delle ore 22:30 tra Perro Caliente e Corcio Neros. Subito Auriemma, alta. E allora le formazioni, lo United, tanto ritardo è iniziato questo match, nel programma per le ore 20:30, invece è iniziato 15 minuti più tardi, anche di più. Natale in porta, San Natale al centro, Luca San Natale a sinistra, Di Lorenzo a destra, Dario nel mezzo del centrocampo a 3 con Di Napoli e Auriemma, no, mi sono perso qualcuno, sì, è Guriev che gioca nel mezzo del centrocampo, credo Dario e Di Napoli mezzali. Auriemma termina l'offensivo, la Forza Peruviana cambia tanto anche oggi. Non c'è Mister Gamboa, non c'è Victor Medusa in porta, c'è addirittura Ugo, che di solito gioca terzino. Centrale lo fa Marco Ponce. Ai lati, vediamo un po', dovrebbero giocare Alvaro e Gabriel. No, Gabriel gioca penso in attacco, mentre la palla è per Emanuele Dario. Salva Ugo. Sì, Gabriel gioca a destra, anzi no, lui è nuovo, Sanchez gioca a destra come terzino, centrocampo a 3 con Augusto Oviedo, Richard Chavez, Gabriel fa l'attaccante e numero 5, eccolo qua, vediamo chi è, Dario va giù, affossato, punizione. Allora è Alvaro mezzala a destra, quindi Sanchez gioca a terzino sinistro. Punizione United, occhio a Guriev al suo sinistro. Vediamo un po', barriera così. Finta Dario, dove c'è tutto lo spazio libero per il destro. Vantaggio United, posizionata male però qua la barriera da portiere. Ancora una volta tanti assenti per la Forza Peruviana, non c'è Valoxito, il capitano, c'è il mister, non ci sono le frecce nuove. Questa squadra o arriva in 18 oppure in 8 contati senza portiere, occhio, occhio, perché comunque siamo arrivati a un punto e i punti contano il triplo. La Forza Peruviana si giocava il titolo, si continua a giocare il titolo, però è arrivata un po' scarica a questo appuntamento, anche se sempre con precisione sul campo. Qua palla fuori, si sono già aggiudicate i titoli di Major quest'oggi, lo Puzzo Team hanno vinto l'ottava partita, anzi la settima partita sulle 8 giocabili vinte, quindi hanno trionfato con l'Evo Gioia che non può più raggiungerli, hanno trionfato la New Team sugli LSNG, si sono invece aggiudicati la Lander League, quindi due titoli sono già stati assegnati nelle tre leghe, stanno terminando le regular season, tra poco si comincerà a fare sul serio. Augusto da lì allunga in corner Natale, un po' dire che donna sul fondo regalato dalle tifose del Perù a bordo campo, colpo di testa fondo. Bene di Napoli, poi però Chavez la perde, poi Dario tacco, di Napoli, anzi Auriemma dietro, Sarnataro finta, allarga Auriemma, entra dentro, vada a Guriev, Di Lorenzo con Guriev, palla fuori, le mani in avanti da parte di Sanchez. Colpo di testa, Richard spizza, ora Augusto, chiuso. Ancora colpo di testa, poi palla per Sanchez, eccolo qua, il nuovo acquisto peruviano, un altro da inserire nella loro lista. Esce bene Marco Antonio Ponce che sale dentro per Alcantara,
Gabriel di punta batte Natale, fa 1-1, pareggia la forza peruviana. Sente anche Valdes, Sergio nel centrocampo del Perù, ma pareggio 1-1, segnato Gabriel Alcantara. Gran media gol per l'attaccante peruviano, occhio che sale, la gioca, segna sempre. Si va con le mani di Marcelo, battuta male, cambio di rimessa. Le move di Lorenzo per Dario, anzi per Di Napoli che va da Dario, scavetto sinistro, parata in due tempi di Ugo. Mani piedi, palla che cade, Sarnataro la controlla, spinge verso Remma, 1-2, bene, ancora Sarnataro, lì in mezzo, prova, sbilenco fondo. Via lungo, troppo. Lo so. Bene Richards, questo sì, questo sì. Dario, punta Marcelo, corpo avanti. Si duella, Di Napoli sterza, poi ancora Marcelo, palla che esce, rimessa per lo United, Di Napoli lotta, poi trova il pallone, si lamenta Marcelo, e poi Ugo per Marco, spinge qua, palla che non esce, buona, e poi la trova Gabriel Alcantara, contro due ora. Gabriel passa, occhio al mancino, messo in mezzo, se così, Gurev, poi testa di Sarnataro, subisce. Ugo blocca. Augusto di prima, 1-2 con Richard, allontana Gurev. C'è una mano di Lorenzo. Palla dentro, alta. Possesso United al basso, Sarnataro, Gurev. Sarnataro ancora, Dario prova a passare in mezzo a due, indica qualcosa, poggia basso di Lorenzo, prova la frustata dall'altro lato, mette giù Auremma che salta secco il suo avversario destro, parata di Ugo col piede, poi Augusto la perde, arriva Dario, pallonetto fuori. Va centrale Ugo, libera Augusto che si gira bene con la suola, viene abbattuto, punizione. Caccia Richard, no, Augusto sul pallone, si allontanano Marcelo e Richard, prova Augusto a giro, fuori. Sarnataro lancio lungo, piede di Marcelo, arriva al tacco di Augusto, Guriev ruba in mezzo, sale un po', c'è punizione. Allora con la musica di sottofondo, Sarnataro a giro, salva Marco Ponz, batte di Napoli con le mani, in mezzo per Guriev, poi Sarnataro, tocco per Auremma, che risale, ma Di Lorenzo intuisce il cambio a gioco, sale lui, sterza su mancino, Di Lorenzo apre, lunga, non c'è deviazione. Augusto va di testa per Richard, poi l'1-2, il palleggio verso Sanchez che non la trova. Di Napoli, buono lo sguscio in mezzo a due, poi recupera la formazione maglia bianca, Augusto forse maltrattato un po', si lotta là, poi palla, no, punizione. Certo, doveva essere così, sul foglio era sbagliato. Dario, prova a giro, traversa Muso, non entra. Allora con le mani di Sarnataro, dentro per Dario, tacco verso Auremma, indirizzato fondo. Buonasera. Buonasera. Occhio al rinvio! Pallone che parte alla linea, secondo il Messico, attenzione, fondo battuto, vediamo. E allora rettifica
salta dentro al limite dell'area, fallo, punizione, che poi atterra dentro l'area di rigore, quindi la respinta sul pallone, siamo al limite. Ovviamente molto difficile poi vedere dopo se quella palla è entrata o meno, ha varcato o meno la linea di porta, anche con lo zoom. 1-1 il risultato per adesso tra Forza Peruviana e United, sul limite. Prova in porta su questa sponda di Alvaro, ci ha provato Augusto. Sarnataro in avanti, verticale, Richard di testa, poi Augusto prende un po' il largo, punta Guriev che lo insegue, tacco di Lorenzo, recupera, si va centralmente qua, Oremma, finta, sposta, imbucata, deviata, Di Lorenzo si accontenta della touche. Battuta con Auremma che viene incontro, mette dietro, recupera Chavez, piede di Guriev, poi Sarnataro sbatte, passa Sarnataro, scivolata bene di Augusto, palla in avanti, ancora Augusto che la tocca, è partito Sanchez, chiuso, rischiato contropiede lo United col Perù quasi a porta, a uno contro uno con Natale, forte in mezzo, piedone di Sarnataro. Poi Luca prova in avanti, recuperata già dalla formazione maglia bianca, Ponce dentro, Sanchez ancora dentro, sinistro alto. Di Lorenzo lungo linea, palla che non passa, c'è un fallo. Di Lorenzo, palla nel box, Guriev diventa un assist per Dario Murato. Altra palla nel box con Di Napoli che mette in mezzo, svetta bene e poi rinvia in avanti il pallone. E allora Natale, ultimo uomo come sempre perché il portiere, Sarnataro, con Mancino deviato, doppia, la tocca Orim, esce. Sale Marco, palla per Richard, prova col piatto verso il numero 5 che dovrebbe essere Alvaro. Ma si confonde molto spesso con Sanchez, sono molto simili i due. Sì, sì. Però Sanchez gioca lì a sinistra e Alvaro in mezzo alla destra, anche se sono veramente molto simili. Marco in avanti, lunga, rimessa battuta con le mani, Sanatano smista per Guriev, sale Arturo, vada Di Napoli, cicca il pallone e non può ricorrerlo, salta bene Guriev, Di Napoli, Auremma, destro di Auremma, Ugo in due tempi la tiene lì. Il Perù scopre portieri così, casuali, come quella volta in cui giocò Gio Vargas, sostituire Mendoza, quella volta in cui forse giocò anche Richard una partita in porta, insomma sono sempre bravi comunque. Palla dentro con le mani, piedone di Sarnataro, poi palla ad Auremma che deve alzarla via, è un campanile altissimo, Dario prova il controllo di Stinco ma c'è Augusto che prova a prendere spazio per il destro, intervento quasi scivolato a un certo punto, Sarnataro di testa, anche Guriev, Marco Ponce, controllo, rinvio, Dario, ruba, elastico, passa, 1-2, con Auremma, ancora Dario, rientra, bene, destro, alto. Chiama la pressione alta Emanuele Dario su questo fondo, Marco non marcato, va lunghissimo invece Marcelo, colpo di testa e poi ginocchio di Sarnataro, mani di Natale. Giocata qua in mezzo con Guriev che prova in verticale, deviazione di Richard, allontana Marcelo, ancora Arturo, Guriev, sul mancino. Sinistro di punta nell'angolino! E palla in rete, vantaggio Perù 2-1, clamoroso errore di Lorenzo, palla a destra, a sinistra. Netto, e allora palla interno, 2-1 Perù sul retropassaggio, anzi su un passaggio centrale di Lorenzo che ha praticamente regalato il pallone al giocatore peruviano, 2-1, partita capovolta, ma siamo già di là con il pareggio immediato dello United, Emanuele Dario, 2-2. E allora 2-2, è partita pazza quando il Perù non c'è il portiere, Natale invece in porta c'è.
Quindi occhio, potrebbe essere una partita ricca di gol. Guriev. Morbida troppo, lunga. Arriva bene Sarnataro su questo pallone. Sale Di Lorenzo qui in mezzo, sposta il pallone, un po' di solo la punizione. Allora va Guriev, siamo lontani alla porta, lui va lo stesso, murato. Palla che arriva direttamente a Natale. Primo tempo, dice il messicano, 2-2, forza peruviana, Manchester United. Sono schierate le squadre, secondo tempo, forza peruviana, United. È uno schema riuscito male. Allora 2-2 con un 2-1 durato veramente pochissimi secondi col pareggio immediato United con Dario, su un errore dietro. Guriev apre, Di Lorenzo contrasta Sanchez, poi Di Napoli passa anche su il Richard, poi da rivedere questo contatto qua su Manuele Dario. Intanto il Peru prova a ripartire, palla fuori. E allora uguale per la felicità Nicola Di Liccardo, capitano degli Zirus, che proprio oggi si lamentava per non aver subito il rigore la settimana scorsa su questo identico contatto qua nell'area. Contrasto avvenuto con i due piedi che prima colpiscono il pallone e poi di conseguenza sbattono quello del difensore e quello dell'attaccante. Calciotto, spazio stretto. Non fischiamo calcio di rigore, non è stato fischiato a favore degli Zirus contro gli Uccidiamoli. Settimana scorsa nel 3-3 non si è fischiato nemmeno in questo match. Allora alza un campanile Sarnataro, testa di Alvarez, poi prova a uscire il Peru in contropiede con la punta di Alvaro. Sale Augusto Oviedo, fuori. Qui regala la palla a Dario che va in porta. Buca le mani a Ugo. Ha qualcosa da dire a qualcuno, avversario. 3-2, 6-2-1. Qua però deve riuscire il messo, no? Giusto. Si prende la partita in mano il messicano. Così 3-2 United. Sfuriata del Messico sulla squadra di Dario che aveva qualcosa da dire. Marcelo ha la battuta in porta, Natale in due tempi. E allora hanno preso più o meno lo stesso gol, perché su errore della difesa dello United è nato un gol del Perù, quello del 2-1, anche il 3-2 molto simile. Regalo da destra a sinistra all'avversario, tiro praticamente al portiere battuto. 3-2 Perù, anzi 3-2 United. Stavolta il gol di Emanuele Dario. Qua reazione con il sinistro, Natale in corner. Col mancino va Alvaro. Sale anche Sanchez. Chiedono tempo, parte il cross, secondo. Colpo di testa, non arriva. Richard. Marco. Alza, Sarnataro di testa, così così, rimessa Perù. Le mani di Marco, palla dentro, allontana Guriev, Auremma, Dario, Richard prova a mettere il corpo avanti, poi la do a Marco Ponce, Marcelo, ultimo uomo, verticale, Augusto, tacco, Richard, verticale ancora per Gabriel, passa Augusto, corpo avanti, Di Lorenzo su lui, ruba. Sale un po', va con l'esterno, palla persa, Gabriel, Alcantara per Augusto, ancora Dario col corpo avanti, ancora Guriev con una finta, Sarnataro di là per Luca. Esce bene lo United con Dario, che perde però un bruttissimo pallone, Marco Ponce carica a testa bassa, Sarnataro recupera e parte, punizione. Sale Auremma, tocca per Dario, alza la testa, piazza deviazione, 4-2,
United 4-2, ora mette due lunghezze avanti la formazione di Dario, ovviamente contro la forza peruviana. Nessun risultato, in cassaforte fino al fischio finale. Allora vediamo come va a finire. La rimessa è per Alvaro. C'è lì in mezzo Marcelo che vuole palla. Il numero 15 prova, deviazione, angolo. Marcelo dalla battuta del corner. Morbida, secondo, salta Sannataro. C'è Augusto da fuori, controllo sinistro, deviazioni, poi tacco e ripartenza del treno. Luca Sannataro, palla da una parte, poi però recupero peruviano. Augusto ancora, porta fuori. Dario, la sposta. Richard e Buriev lottano qui in mezzo, il peruviano che però caccia fuori. Sannataro centrale, Guriev se ne va, Di Lorenzo, Dario, spazi stretti di Napoli, nello stretto va via, poi deviazione, Guriev allunga un po', testa di Di Lorenzo, Auriemma colpo avanti su Marco Ponze, arriva Richard, anzi Marcelo a dare una mano, poi Auriemma prova a combattere, rimessa, vediamo un po'. Rimessa per il Perù, dice il Messico. Allora batte Marco, fa correre Augusto in porta. Guriev pressato, Sannataro ancora per Guriev, una cannonata messa a posto dal mediano in questo caso dello United, Arturo poi gioca a più ruoli. Qua la sposta Gabriel, Lorenzo ha le mani, appoggio di Auriemma, Guriev anche ma malino, Sannataro giù, Auriemma apre, Di Lorenzo, buono l'aggancio, sale un po', tocca male, e fallo, punizione. Marcelo nel box, andiamo a Natale, non vedo nulla, troppa gente avanti. Di Lorenzo, anzi Auriemma, Guriev, Auriemma, tocca di là, mano alle Dario, Sannataro, palla dentro per Guriev, aggancia di petto, 4 addosso, Di Lorenzo, cross sul secondo, tutto solo Dario, controlla la sfera, punta l'uomo, destro alto, Marco la muove di prima, Gabriel con l'impatto, Sannataro senza fallo, tacco di Dario, Luca, Sannataro, arriva Augusto, rimessa United, battuta qua in mezzo, Guriev prova a girarsi, perde un brutto pallone senza fallo, allora Chavez, ripartenza Perù, il più passo di Augusto, sinistro altissimo, rimessa al fondo, deviata al limite e poi la palla che arriva a Gabriel, a Cantara, a fondo di poco, mamma mia, brivido. Recupera il pallone, c'è un fallo però di Auriemma. Augusto Oviedo, sinistro, che passa ma non su Natale. Dario, due su di lui, la perde poi tunnel casuale, occhio perché c'è tutto solo Auriemma. Lanciato da Sannataro, torna dietro, riparte Sannataro di qua, di Napoli però non alza la testa da questo lato, buono l'1-2 però, coperto bene da Alvaro, di là, anzi Sanchez, Richard per Marcelo che sale, pallone passa, lui no, allora Dario di Napoli, anzi perde un brutto pallone, destro salva tutto Sannataro, Auriemma, anzi Sannataro, Luca, recupera bene, va col mancino Alvaro, deviazione, angolo che va a battere subito Gabriel, corto per Richard, 1-2, Alcantara manca il controllo, Natale in avanti col destro, piedone di Marco Ponce, testa per un attimo di Richard, palla che arriva in qualche modo a Dario, mano, battuta la punizione, Augusto finta, Guriev su di lui, Augusto schiaccia,
Stanno facendo ridere, Agu. Natale, 1-2 con Sarnataro. Col sinistro che viene deviato. Poi ancora Augusto. Tocca centrale, Richard. Sarnataro recupera. Mancino deviato, rimessa. Si va con le mani di Sarnataro, no? Tutto fermo. Battuta, Auriemma. Sarnataro ancora chiuso. Arriva. Si muove il pallone di Lorenzo. Dentro in verticale, Dario lo aggancia. Poi colpo di tacco, Ugo. Occhio al contropiede. Bolide per Richard. Che apre di là per Alcantara. Marcelo arriva, allarga tutto di prima. Destro. Calcio di rigore. Non ha dubbi il messicano su questo intervento. Non ci siamo trovati tutti quanti d'accordo. Per me è un po' severo. Per il Messico è rigore. L'arbitro è lui. Rigore Perù. Oviedo, rete. 4-3. Partita riaperta. Dario col destro a giro fondo batte così. Allora nessuno ovviamente avrà la certezza di qualsiasi controllo, il telefono, lo zoom, poi episodi ovviamente li valuta sempre il direttore di gara in base a quello che lui vede nel momento dell'azione live. Il campo per lui braccio largo che ostacolava il tiro in porta, quindi occhio ad Augusto che carica e pareggia i conti, si leva la maglia, 4-4, pareggio Perù, pazzisce Oviedo. Giallo per Augusto che arriva ora. Sanata pure. Sarnataro ancora, ha messo un po' di difficoltà questo retropassaggio. E allora va con le mani Gabriel. Quella palla dentro. Che arriva a Natale, occhio che danza su quella palla. Su quella zona di rigore, mamma mia, brivido ancora. Ora sfuriata peruviana, United un po' in confusione tattica, non riesce più a uscire. Ci prova ora con Auriemma laterale a sinistra. Kuriev destro, verticale, sponda di Lorenzo. Recupera di Lorenzo. Prova a salire in mezzo a due, ma viene chiuso. Palla lunga, rimessa. Dario. La ruba Gabriel. Poi suola, va giù. Non c'è fallo. Si gioca, Dario, perde la sfera, Marcelo, poi tocco per Richard, fallo di Sarnataro. Caccia Marcelo, è uno schema per Marco Ponce, Gurev prova a disturbare, riesce, rimessa anche per lo United, che prova a distendersi con le mani di Sarnataro, la palla che passa, Dario che allunga, Marcelo che la tocca, Dario ritorna sulla sfera, c'è fallo. Vediamo un po', Dario ne chiama due, Ugo c'è il fischio, va Dario destro su Augusto, poi di Napoli all'indietro, palla che arriva ancora Augusto, la tocca Sarnataro, la trova in qualche modo, poi testa bassa, scappa di qua, si mette in movimento, va da Auriemma, intervento killer di Augusto, già ammonito, giallo, rosso, 5 minuti, fuori campo. E allora, doppio giallo per Augusto, 5 minuti fuori, sbaglia Sarnataro, la palla è lunga per tutti. Natale interviene con le ginocchia e poi Auriemma in mezzo a tre, perde la sfera, Gabriel la muove,
Perù con uno in meno, 4-4 risultato. Sarnataro difende, sale, tocca per Dario. Rientra sul destro, alto. Salta Sarnataro, palla di qua, di Lorenzo, strappa, sale e va in porta, murato da Richard, poi a vuoto Alvaro, colpo di testa di Marcello, di rimessa laterale, di Lorenzo con le mani, colpo di testa di Marco Ponzi ad allontanare, poi Gabriel alza, poi di là Natale, Arturo, Gureb, in avanti col mancino, colpo di testa di Marcello. Auriemma smista di Napoli, anche provare non lo fa, sterza va giù Richard, allontana rimpallo fondo, sale un po' Auriemma, non trova compagni, anche se sono con uno in più ora, quelli in maglie scure, Sarnataro punta avversario, tacco la perde, parte Gabriel, corpo corpo, punizione, battuta, fatto male, occhio perché cade di Lorenzo, doppio giallo per Richard Chavez perché effettivamente sgambetta il suo avversario, due in meno la forza peruviana con Marco Ponce che allontana il pallone di sinistra in avanti, incredibile, due in meno ora il Perù, però Richard ha... entrata Augusto, passati 5 minuti di squalifica, quindi torna un giocatore nel Perù nell'ultimo minuto, quindi ancora in set la forza peruviana, palla lunga, copere Sarnataro, poi di Lorenzo, ben verticale, Dario smista, punta di Alvaro, anzi di Sanchez, rimessa, salgono le torri, di Lorenzo anticipato da Marcello, fischietto in bocca al messicano, mi sa che la partita sta per terminare a momenti, di Napoli, dentro, colpo di testa, occhio a contropiede, Sarnataro finta, occhio a questo pallone che non esce, Auriemma prova! Il Manchester trova il gol all'ultimo respiro, 5-4 Auriemma. Ok, ma è stata molto avanti. Clamoroso, sembrava tutto finito. Marcello batte. Vediamo se c'è l'ultima palla giocabile, palla lunga che rimbalza nell'aria, Natale copre, poi col petto mette giù, temporeggia, mani sul pallone. Triplice fischio per il Messico, lo United batte la forza peruviana, 4-3, 5-4. Partita importante, allora siamo qua con Dario, vincete 5-4 contro la forza peruviana, vi appaiate in classifica a 15 punti, li superate per scontro diretto in una partita rocambolesca, loro un po' impreparati, senza portiere, come sempre squadra ostica, voi però nel finale trovate il guizzo giusto con Auriemma, tu protagonista, anche lui, lo United c'è, anche se in ritardo. Sì, non sono molto contento dell'ultimo quarto d'ora perché stavamo 4-2 e ci siamo rilassati. Intanto mi muore Jimbo. Ci siamo rilassati e stavamo rischiando di pareggiare. Per fortuna Luciano ha trovato il gol all'ultimo. Ormai manca poco alle final 16. La tua squadra secondo te è già può essere pronta per le partite che poi da dentro fuori o secondo te c'è ancora tanto da migliorare? C'è ancora un po' da migliorare perché ci rilassiamo troppo quando siamo in vantaggio, invece bisogna stare sul pezzo fino alla fine. Una dedica per il gol? Per il mio gol li dedico alla squadra che nonostante il calo un po' di concentrazione abbiamo fatto una buona prestazione. Complimenti Emanuele Dario, complimenti allo United che da oggi è la seconda forza dell'Elite League.